al quale vorrei aggiungere due brevissime considerazioni. La prima considerazione ovviamente è legata al fatto che chiudiamo un anno di bilanci, un anno caratterizzato insomma da situazioni veramente particolari, cioè sapete, fatto ahimè arci noto, insomma, è stato un anno legato a una gravissima emergenza sanitaria, un'emergenza sanitaria che ha determinato situazioni di gravissima contingenza, situazioni luttuose, situazioni di sofferenza, situazioni di distacco prematuro, situazioni veramente in cui il bene primario da tutelare è diventato anche nella nostra azione istituzionale il bene più importante, più prezioso, la vita umana. Questo ci ha indotto e ci ha costretto a rimodulare completamente la nostra attività